Nel calcio può succedere di tutto, ma possiamo essere sicuri che non esiste l'istituto della raccomandazione. E invece nemmeno per niente. Il più grande di tutti, Diego Maradona, era talmente grande da raccomandare e rimediare soldi e ingaggi anche per i fratellini Ugo e Raul, detto Lalo. Nel 1987 Diego costrinse il Napoli a prendere Ugo, di 9 anni più piccolo, già piazzato precedentemente all'Argentinos Junior, cui Diego aveva detto «Ugo è più forte di me». E infatti lo rispedirono subito in Italia. E siccome era improbabile che il Napoli giocasse con due Maradona, fu girato all'Ascoli di Rozzi, che per fare un piacere a Moggi accettò di prendere il ragazzo già rifiutato niente meno che da Pisa e Pescara. Ugo arrivò sgommando in Mercedes con una bella ragazza napoletana al fianco e disse: «Sono Maradona, ho un nome da far rispettare». E infatti aveva più o meno gli stessi vizi del fratello, ma per il calcio non andava oltre qualche dribbling e voglia di correre zero. Offeso per la scarsa considerazione dell'Ascoli, non smosse più di tanto Ilario Castagnier, che lo mise in panchina e sentenziò: «Tu non ti muovere di lì». Il pacco Maradona Junior fu dunque rispedito al mittente e disperso in giro per il mondo. Le ultime segnalazioni, anni fa, lo davano come allenatore del Puerto Rico Islanders.